alla fine Artemis One, il nuovo razzo della NASA, realizzato appositamente per le nuove missioni lunari, è partito. A questo punto mi sono lasciato ispirare dalla partenza di Artemis avvenuta il 18 novembre del 2022 per proporvi una roba che avevo in testa di fare da diverso tempo, ovvero alcune immagini che ho tratto da varie partite che ho realizzato con Kerbal Space Program. In particolare la versione di questo videogioco di simulazione spaziale che permette non solo di andare nello spazio ma addirittura di simulare una missione completa a partire dalla costruzione del razzo, dal reclutamento degli astronauti che tra l'altro se non li ammazziamo ovviamente migliorano le loro capacità come astronauti e una versione modificata appositamente per l'EDU, infatti è stata utilizzata da le sedi di Milano, Bologna e Napoli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per portare in una maniera alternativa lo studio dell'astronomia all'interno delle scuole superiori italiane. Grazie a Kerbal Space Program i videogiocatori possono sperimentare un po' tutto ciò che avviene per il lancio di un razzo, già partendo dalla progettazione del razzo stesso, che non può essere né troppo pesante né troppo leggero, visto che bisogna combinare insieme la quantità di carburante necessaria per sganciarsi dal pianeta, quella necessaria anche per poter rientrare, per quanto in questo caso sia sostanzialmente inferiore, addirittura anche a livelli trascurabili, quella necessaria per questa operazione di rientro. Il tutto bilanciando anche con il peso dei motori. Bisogna infatti anche scegliere i motori opportuni perché alcuni sono molto più adatti per sganciarsi dalla superficie del pianeta, ovvero raggiungere la cosiddetta velocità di fuga, quella che permette di vincere la gravità del pianeta, mentre altri sono molto più adatti per le manovre nello spazio o quantomeno negli strati più alti dell'atmosfera. Fondamentalmente quest'ultimo tipo di motori sono quelli che vengono utilizzati per porre il razzo in un'orbita intorno al pianeta. Fondamentalmente una curva chiusa che si trova sopra al limite dell'atmosfera. Questo perché altrimenti, restando al di sotto di questo limite, prima o poi l'attrito con l'atmosfera stessa abbasserebbe la quota del razzo. Ad ogni buon conto, una volta che ci siamo messi in orbita intorno al pianeta, come si vede invece in questa seconda partita, è possibile raggiungere, nel nostro caso la Luna, nel caso di Kerbal, la sua Luna più vicina. Anche in questo caso serve una certa quantità di carburante, molto inferiore rispetto a quella necessaria per sganciarsi dal pianeta. Il videogioco ovviamente ci aiuta nel calcolare questa orbita che ci porterà vicino, il più vicino possibile al satellite. Sono calcoli ovviamente analoghi a quelli che vengono effettivamente fatti dagli astronomi e dagli ingegneri che lanciano i razzi destinati proprio alla Luna. La difficoltà ovviamente, come si può capire giocando proprio a Kerbal, è quella di riuscire ad arrivare vicino alla Luna in maniera tale poi da poter essere catturati dalla sua orbita. Ovviamente facendo i calcoli nella maniera il più corretta possibile, questa operazione non prevede delle manovre aggiuntive. Cosa che ovviamente un equipaggio umano potrebbe comunque essere costretto a dover fare a causa di imponderabili imprevisti. Direi che arrivati a questo punto con queste informazioni sprint dedicate a Kerbal Space Program e anche al volo spaziale, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!